Buongiorno a tutti, oggi pomeriggio abbiamo una grandissima sorpresa direttamente da Budapest, Benedetta Pilato insieme a Stefano Murra e dalla Puglia con Ciao. furore il suo allenatore Vito Donghia. Ciao, ciao a tutti, ciao Buongiorno, ciao Giunti. ragazzi. Ciao. Abbiamo un trio pericoloso qui. Iniziamo subito dai grandi, però volevo sapere innanzitutto brevemente come è nato questa collaborazione, questo sodalizio con Stefano Murra. Noi lo conosciamo benissimo perché anche se ormai vive in Turchia da tanti anni, è comunque un'eccellenza italiana esportata all'estero. Stefano, come mai ti trovi insieme a Benedetta a Budapest e come è nata questa collaborazione con Vito Dunghia? Allora, la collaborazione, adesso poi sarà Vito a spiegarla, però allora, noi, io lavoro con Energy Standard. Vito era invitato a venire qui personalmente per motivi personali legati al lavoro e quindi il fatto che io conoscessi Benedetta e fossi già in qualche modo così collegato con Vito, no? Che fossi io qui a seguirla no? In questo periodo. Vito, come ti trovi con Stefano? Io Benissimo, non posso benissimo. parlare di Stefano perché siamo amici, Allora, quindi io a lo lascio Stefano dire l'ho conosciuto praticamente durante il lockdown. Abbiamo avviato attraverso l'amicizia in comune con Romolo Mancinelli una serie, no, di incontri che poi si sono aperti a tutto il gruppo che segue il dottor Franco Confalonieri, che è il medico che segue noi, Benedetta. E con Stefano ci siamo trovati subito benissimo, sulla stessa linea di pensiero. E abbiamo iniziato questa bellissima collaborazione che sta culminando in questa esperienza. Con Benedetta abbiamo lavorato molto bene durante il lockdown e dopo il lockdown, ovviamente quando si poteva nuotare, e abbiamo avuto più tempo per poterci soffermare su tutti quei dettagli tecnici che, grazie all'aiuto di Stefano, abbiamo evidenziato, provato a correggere e con tutta la calma del mondo, senza la pressione di alcun obiettivo, abbiamo provato a sistemare nella maniera più corretta e più giusta. Adesso si è creata questa situazione e questa bellissima situazione di questo evento e con Stefano ci siamo fidati ovviamente a occhi chiusi e Benedetta lì è con lui in mani sicure, con una continua collaborazione e confronto con me qui da Taranto e i primi risultati si stanno vedendo. Benedetta, come ti trovi a Budapest innanzitutto? Ti senti, sei nella bolla, quindi diciamo a tutti che sei super controllata, stai benissimo, anche perché qui in Italia le cose stanno un attimino evolvendo. Ci fai sentire quindi anche la tua opinione su come ti sei subito trovata a Budapest e come stai? Aspetta, forse hai la linea telefonica che non è ottimale. Purtroppo, in questo momento gli attenti Sì. sono in albergo, quindi probabilmente la connessione internet a volte non è delle più solide. No, Ecco. adesso era chiuso il Ok. microfono. Allora, io sto bene, sì, come detto tu siamo super controllati, infatti stamattina proprio abbiamo fatto l'altro tampone. E, niente, io mi sto trovando bene, soprattutto adesso che sono iniziate le gare, perché veramente è un ambiente bellissimo. E adesso abbiamo 2 settimane in cui ci alleneremo e basta, e poi ricominciano le altre gare, quindi io sto bene, sono tranquilla.
Benedetta, come sta Pluto? Bene, bene. Spero stia bene nelle mani dei miei e di mio fratello. Però no, bene. Quando l'ho visto anche in videochiamata, sta benissimo. L'hai visto allora in videochiamata? Sei sicura quindi che almeno Pluto... Vabbè, Pluto, per chi non lo sapesse, è il pappagallo di Benedetta. Può darsi che qualcuno ancora non lo sappia da queste parti. Difficile che qualcuno non lo sappia. Vabbè, ha parecchi follower Benedetta su Instagram, quindi almeno quelli lo sanno sicuramente chi è Pluto. Allora, bene, andiamo subito nel discorso caldo di stamattina, che un altro po' si parla anche nei bar, di Benedetta Pilato, finalmente. Parla di nuoto nei bar. Due giorni di gare, due record italiani, un record mondiale juniores, sotto i 29 nel 50, sotto il minuto e 4 nei 100. Cioè, come... Allora... Da dove è uscito tutto ciò? Vorrei dire che anche io, diciamo, che... 8,97 nei 25, eh? Cioè, brava Benedetta, però... 98,97 allora, 25. Diciamo che il contesto è bellissimo, quindi comunque c'è tanta voglia di gareggiare, è uno spettacolo. E poi comunque non facevamo delle gare in vasca corta da febbraio, però non eravamo al top, quindi diciamo da dicembre, dagli europei. E sul 50 sinceramente mi aspettavo di migliorare non così tanto. Invece sui 100, cioè, ero sicura, no, neanche, anche sui 100 non così tanto, perché comunque già quest'estate a Sette Colli, alle finali, si era visto il nostro lavoro. Però comunque anche negli ultimi giorni prima delle gare stavo bene in acqua, quindi ero sicura di migliorare non così tanto, però soprattutto non mi aspettavo un record italiano sui 100 rana, però va bene, sono contenta. Vito e Stefano, dovete rispondere insieme a questa domanda. Dove è migliorata Benedetta tanto da portarla a questo tipo di risultati? La prima donna italiana nella storia del nuoto a nuotare sotto i 29 nel 50, la prima donna italiana nella storia a nuotare i 100 sotto i 4. Da dove è migliorata questo tipo di risultato e soprattutto dove avete lavorato? Sapete dove li ha presi questi decimi? Vado io? Vai, certo. Io penso che Benedetta aveva bisogno di tempo. Noi l'anno scorso avevamo quella pressione sulle qualifiche per le Olimpiadi e sembrava che la carriera di Benedetta dovesse finire a marzo. Con lo slittamento delle Olimpiadi, con l'annullamento di qualsiasi tipo di gara, abbiamo avuto più tempo, come dicevo prima, ed era la cosa che forse più aveva bisogno, di cui aveva più bisogno Benedetta. Ci sono alcune cose che bisogna assimilarle, il corpo le deve assimilare, le deve registrare e poi può metterle in pratica. E quando hai a che fare con una ragazzina di 14 anni devi essere molto paziente e cercare di non pretendere il tutto e subito, rispettando prima di tutto la crescita dell'atleta e non il calendario delle gare. Pertanto io penso che aveva bisogno di tempo e sia stato un percorso sia fisico ma soprattutto mentale, di approccio diverso alla doppia distanza, e una volta che si libera mentalmente da qualsiasi pressione, si diverte, continua a divertirsi e ha di fronte un contesto del genere come quello della ISL e un'avversaria che è la numero uno al mondo, possono venire fuori prestazioni del genere, rispettando i tempi della sua crescita, e tutto questo condito da i vari
accorgimenti tecnici che con Stefano abbiamo evidenziato sulla nuotata, non più di tanto perché la nuotata di Benedetta non ha mai avuto grossissimi problemi, abbiamo aggiustato qualcosa nella subacquea, migliorato il tuffo, migliorato, dobbiamo ancora migliorare qualcosa nella virata, però sono degli accorgimenti tecnici che io penso facciano parte del percorso proprio di crescita di un atleta evoluto. Non è facile trovarsi a questi livelli a 15 anni, pertanto non possiamo pretendere di avere quegli accorgimenti e quell'esperienza degli atleti che hanno già vissuto 10 anni in più di lei questa esperienza. Bellissime considerazioni queste, soprattutto di non avere fretta con lei, di darle tutto il tempo che merita. Anche la USL può essere un momento opportuno per staccare un po' la spina e per dedicarsi completamente al suo sport per 5 settimane. Ti spaventa, Benedetta, il fatto di stare lontana da casa per tutto questo tempo? L'abbiamo persa. All'inizio sì, ovviamente quando torno devo riprendere tutta la mia vita normale in mano, tornare a scuola in presenza, adesso sto facendo le video lezioni, però no, adesso non mi sta pesando più di tanto. Tu stai continuando a seguire le lezioni a distanza, giusto? Sì, sì. Quindi non stai perdendo. Anche perché la mia scuola questa settimana, tranne ieri, che comunque avevamo le gare, quindi dovevo allenarmi la mattina, quindi non ho partecipato, però comunque sto seguendo bene, anche perché adesso la mia scuola ha iniziato a fare metà classe in presenza e metà classe online, quindi non c'è problema, io farò online per un mese, per altre 5 settimane, e quindi poi ritornerò a scuola. Sembra ideale, la situazione ideale, quello che ti piace, la scuola, lo sport. Esatto, diciamo, sì. Lontana da diciamo che è capitato. Diciamo che è capitata nel periodo giusto, perché andando a scuola in presenza non sarebbe stato possibile. Sì, è il periodo giusto. Quando ti rivedremo in vasca, così mettiamo subito un segno rosso sul calendario? L'1 e il 2, mi sembra, l'1 e il 2 novembre. Quindi è anche un giorno di festa, quindi sicuramente ci sarà un grande seguito. Posso assicurarvi che c'è un grande seguito qui in Italia, anche perché sei l'italiana che gioca nella Juventus del mondo, praticamente. Beh, dai, no. Proprio la Juventus, diciamo, io tifo Napoli, ma la Juventus no. Io tifo Napoli, in pratica gli Acqua Centurions del calcio. Allora, Stefano non tifa nulla, però lo staff di Benedetta a Taranto è tutto interista, nonostante il papà di Benedetta sia juventino. No, nello staff di Benedetta per queste 5 settimane ci sono 2 tifosi del Napoli, però non dico chi sono. No, io se era possibile volevo ringraziare Stefano per quello che sta facendo lì, e siamo assolutamente tranquilli. Io purtroppo sono un impiegato dell'ASL, quindi il nuoto per me allenare è un hobby, ho dei vincoli che sono lavorativi, 43 giorni per me sarebbe stato impossibile essere lì, nonostante no, mi sarebbe ovviamente piaciuto, però sto tranquillo perché siamo in mani sicure, uno staff eccellente e c'è tantissimo e grandissimo confronto continuo con tutti, quindi volevo ringraziare anche al nome del preparatore atletico Luigi Zaffarano e anche la Niene che ci ha comunque permesso tutto questo, perché comunque è sempre stata dalla nostra parte e supportato noi e Benedetta in un'esperienza formativa ed educativa prima di tutto e poi tecnica come questa.
Hai fatto bene a sottolinearlo, perché non sarebbe possibile fare questo se non ci fosse una grande squadra e un grande supporto anche dietro. Vabbè, poi vi rivedremo presto a Bordovasca, si spera, tutti insieme. Eh beh, sì. Dai. Allora, ragazzi, io vi ringrazio. Vuoi dire qualcos'altro, Benny? Avevo sentito un ritorno, no. Visto che no, mi permetto di aggiungere d'accordo con quello che ha detto Vito. Sì, sta parlando. No, io è la linea. La connessione non ci aiuta. No. Abbiamo perso Stefano, mi sa. No, abbiamo perso te, che era peggio. Allora, adesso ti vediamo, Benny. Stavi dicendo qualcosa, però. No, io ho detto non niente. Comunque, sono d'accordo con le parole di Vito, qui mi trovo bene e comunque c'è un grande staff. Stefano, tu volevi chiudere? No, io volevo aggiungere giusto due cose. Come ha detto Vito, abbiamo identificato le cose su cui lavorare, ci stiamo lavorando. Devo dire che in questo caso è stato molto facile. Uno, perché Vito è molto attento a tutte queste particolari, queste cose, ma più che altro perché Benedetta, come vedete, è facile, nel senso che è molto recettiva a tutto questo tipo di stimoli, di indicazioni, e è facile lavorare in questo modo, assolutamente. E mi permetto di dire una cosa così. Appena arrivati, non tutti della squadra la conoscevano, perché più piccola e così. Qualcuno ovviamente sì. Dopo la gara di sabato è diventata, come posso dire, un po' il beniamino della squadra, perché insomma l'hanno vista gareggiare, e poi il tempo che ha passato con gli altri, no, a fare il tifo eccetera, la mascotte no, però insomma tutti la conoscono, tutti grandi campioni insomma sono andati a farli complimenti, a parlare, adesso assolutamente molto integrata, quindi bello questo, insomma. Sì, abbiamo visto una storia su Instagram dove lei insegnava una frase in italiano a Sara Seosdrum. Ah, questo lo dico così, Sara le ha chiesto di insegnarle la rana. Ah, ok. Sì, questo sì. Andiamo bene, guarda, dobbiamo venire. Se le insegni anche a me, siamo a posto. Beh, se Sara le dà qualche lezione di delfino, vabbè, delfino, però delfino è stile libero più che altro. Stile veloce, siamo a posto anche noi. Stava dicendo qualcosa, Benedetta, no? E purtroppo la linea... è la linea che oggi non ci vuole aiutare, quindi io vi ringrazio davvero di tutto cuore per avermi concesso questi pochi minuti di domenica pomeriggio, e vi mando un grosso saluto a tutti e in bocca al lupo, buona fortuna per la restante parte della stagione. Viva il lupo! Crepi il lupo e vive il lupo. Un bacio a tutti e grazie. Ciao Benny, ciao Stefano, ciao Giusy. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.